a voi svelo la postazione del primo gioco. Quando i concorrenti devono decidere se la risposta esatta è semplicemente A o B. Tu dirai, beh, cosa c'è di strano? No, che devono farlo prima che la pallina passi il limite dei valori. E alcune volte le palline ci mettono 8 secondi a scendere, altre volte, per una dinamica che non riusciamo a stabilire a tavolino, vengono giù al volo e uno rimane qui che non ha premuto giusto. Quindi a volte anche le domande più semplici, le risposte più semplici date con fretta, diventano complicate. E lo ricordo a voi, tutto il gioco nelle sue varie manche ha una regola sola: se si risponde bene, la sfera diventa verde e vi porta i soldi. Se si risponde male, la sfera diventa rossa e ve li porta via. Quindi uno può già cominciare che è sotto zero. Ma io finché non provavo a fare le puntate qui non te l'avrei saputo dire, sinceramente. Mi basavo solo sulle puntate internazionali che vedevo, come voi che siete appassionati, che siete andati a vederla prima che le vedessi io, probabilmente, perché ho letto su tanti blog, ah, lo fa Gerry Scotti, io non avevo ancora deciso. No, quando poi abbiamo fatto le prove in studio ho capito che c'era la dinamica per dare delle emozioni. Però non avevi concorrenti veri. Da questa settimana, da quando registro le puntate con i concorrenti veri, ho capito che questo muro è stato studiato per dare dei soldi e invece dà delle emozioni. Perlomeno per adesso, ne ho fatto una decina di puntate, ho dato più emozioni che soldi. L'imprevedibilità. Un meccanismo sempre uguale a se stesso e non si sa mai come va a finire. Ieri pomeriggio, prima dell'ultima palla che scendeva, una coppia aveva 100... più di, no, prima dell'ultima serie di palle che scendevano, una coppia aveva 190.000 euro. Dopo la discesa delle ultime 4 palle rosse era a zero e la moglie ha pure stracciato il contratto, quindi hanno vinto zero. Non l'avrei mai detto. Una coppia ideale, è una domanda che mi hanno già fatto i colleghi della carta stampata, è una coppia normale, una coppia vera, eh? Abbiamo evitato le coppie finte costruite a tavolino per venire a giocare, perché allora chi se ne frega, allora andiamo io e te, io mi porto mio cugino che ha 3 lauree, cioè faccio tutte queste cose, no, deve essere provata l'affinità o la familiarità. E poi devono essere molto normali, con dei sogni normali, dei desideri normali, persone normali anche nell'atteggiamento, nel carattere, nel vestiario. Noi non cerchiamo i fenomeni servono per altri tipi di giochi. Noi qui cerchiamo delle persone che vengono come quelli che... Uno che compra il biglietto della lotteria, che caratteristiche ha? È una persona normale, no? È andato al bar, ha preso un caffè, ha preso anche il biglietto della lotteria. Ecco, noi vogliamo che le persone che vengono qui a giocare siano delle persone normali. Sì, sì, quelli che ricordo di più sono quelli che hanno avuto modo di mostrarsi a me più volte. Ad esempio, passaparola, eravate tutti giovani, adesso siete dei ragazzi adesso, allora eravate dei ragazzini. Passaparola aveva il campione. Come dimenticarmi di Sallustio? Come dimenticarsi? Io ho citato Sallustio, non me ne vogliono gli altri che regolarmente richiamo nei miei quiz. Cioè, quelli erano dei campioni che sarebbero piaciuti anche al grande Mike, cioè gente che veniva e sapeva di storia, di cinema, di teatro, di chimica, di fisica, cioè era difficile farli cadere e farli perdere perché erano dei fenomeni, ecco, quelli mi sono rimasti nel cuore. Questo tipo di gioco ti può regalare delle simpatie, delle empatie, ma finita la puntata io quei due lì non li rivedrò mai più, un po' come il milionario. Ho dato dei milioni di euro a persone che non ho mai più visto nella mia vita, ragazzi, mi dovete credere. Sì, voi dei blog siete pericolosi perché poi scrivete e dite anche che è vero. Sì, sì, ma ogni tanto me l'avete sentito dire. Oltre a queste novità che noi siamo un po', ve l'ho spiegato prima in conferenza, obbligati per il mercato a fare ogni tanto, anche per me, perché dopo mi annoio a fare sempre le stesse cose, mi sembra di essere un orso in gabbia, mi esaurisco, però in testa ai miei desideri ci sono dei ritorni, dei grandi classici, dei miei rifarei il milionario, che penso nei vostri blog sia in testa alle richieste, cioè perché non rifà il milionario, a me lo dite, devono capire di chi sono i diritti, si è persa la traccia di chi sono i diritti, se è
lo sapevo li compravo io, almeno io ero ce li ha Sony, vedi, tu lo sai, io Sony c'ho il televisore, magari mi metto d'accordo. E l'altro che farei in omaggio a tutti i pomeriggi belli che ho passato insieme a questo programma è La Ruota della Fortuna, è un omaggio che farei a Mike, ma anche alla mia spensieratezza dei 30 anni. In America è una grande realtà, fatto bene, con i nuovi canoni, sia Il Milionario che The Wheel of Fortune sono due cose bellissime. Noi italiani ci stanchiamo svelto, invece là in America fanno ancora Jeopardy che ha più di 30 anni. Vabbè, ma noi siamo un po' più difficiosi. Vi do una data che è facilmente calcolabile. Quando smetto di divertirmi io, ragazzi. Dai. La scelta di fare ogni tanto qualcosa di nuovo è anche per quello. Perché se smetto di divertirmi io, come posso portare a casa della gente un'attenzione, un divertimento? No. Se riesco ancora a appassionarmi, penso voi l'abbiate intuito oggi, stando qui con me, vi ringrazio. Poi se vi fermate un po', vedrete anche come vanno le cose. Finché va così, il peso del lavoro e della ripetizione e dello stare in piedi 6 ore al giorno non li sento. Se mi annoiassi sarebbe mortale. No, questo è diverso, l'ho dovuto confessare al mio gruppo di lavoro con i quali non sono stato entusiasta dall'inizio, perché all'inizio la definivo un'americanata, ho detto no, americanata, no, ma dai che si può fare anche in Italia. Poi l'ho vista fare in altri paesi, ad esempio l'edizione argentina è un po' italiana, no? Quindi ho detto, ah però, poi ho visto l'edizione francese che è tutta, bonsoir, no? E poi ho detto, ciao, va, allora sciolgo le riserve se provo a fare, e adesso che ho provato a fare un po' di puntate mi piace. Ah, cioè, avere la formula. Beh, la militanza e la permanenza a una certa ora crea la continuità, ne abbiamo parlato prima anche col direttore, cioè crea l'affezione, cioè io sono lì da 20 anni, se mi avessero già cacciato via con repulsione probabilmente non potrei più presentarmi con dei nuovi prodotti a quell'ora, è che vengo, ringraziando il Signore, vissuto a quell'ora della giornata tra le 7 e le 8 di sera proprio come uno di casa, quindi alla base ci deve essere questo affetto, questa complicità che uno instaura con i propri telespettatori. Poi non essere mai volgare, gridare, arrogante, perché la gente al giorno d'oggi si infastidisce molto di quelle cose lì, e avere sempre, come fanno i parenti quando vengono a trovarvi, il sorriso sulle labbra, qualcosa in mano da offrirvi e ogni tanto qualche novità, perché se no, se il parente che vi viene a trovare tutte le domeniche vi porta i cannoncini, alla terza domenica voi direte, e i bignè, quando è che li porti i bignè? Ecco perché ogni tanto vi faccio un programma nuovo. L'ho letto su di voi, ragazzi, sono felice per la corrida, il fatto che lo faccia Carlo Conti è perché lo fanno alla Rai, io non potrei andare alla Rai, sono blindato qua, mi hanno messo anche un braccialetto elettronico, se passo da Corso Sempione suona, figurati. No, perché hanno deciso di lasciarla andare, noi ormai parliamo di linguaggio, dai, non di formato, il formato è meraviglioso, è lo specchio di un'Italia, l'ho fatto per 7-8 anni, quindi so cosa può dare quel programma. Ma avendo scelto insieme a Maria di cambiare il linguaggio di quel genere lì, prima con Italia's Got Talent e adesso con i trionfi di Tu sì che vales, sinceramente mi sembrerebbe un tornare un po' indietro, ormai quel tipo di linguaggio l'abbiamo superato. E poi se mi voglio divertire con la corrida c'ho la scuderia, che sinceramente per me è diventata un'attività professionale.